Puntuali come un orologio svizzero, siamo di nuovo qui anche in questo 2 dicembre 2019 per relazionarvi su quanto accaduto in questo weekend appena trascorso. Serie D, promozione, eccellenze, prima categoria come al solito. È stata una settimana importantissima, un weekend ricco di tante immagini, di tante gare molto ma molto importanti. E poi sicuramente da oggi comincia il mercato, ci saranno tante squadre che cambieranno volte, quindi scopriremo pian piano cosa succederà. Lo scopriremo insieme ai nostri ospiti di questa sera, come al solito, numero perfetto 3, che passo subito a presentarveli. È padrone di casa, possiamo dire, perché il caporedattore di Antenna del Mediterraneo è qui con noi questa sera, farà l'esordio alla tribuna sportiva. Buonasera a Raffaele Valentino. Buonasera Fabio, buonasera amici telespettatori. E accanto a lui coloro che ieri sicuramente hanno fatto una bella gara. Uno in campo ed è il capocannoniere del campionato di promozione ed è riuscito con la sua squadra a battere la formazione dell'IGEA 1946, non ha segnato ma ha fatto una prestazione ottima. Buonasera Ninni Carrello, attaccante della SD Acque Dolci. Ciao a tutti, ciao Fabiuccio. E poi sicuramente un tecnico messinese che sta facendo le fortune in terra catanese, 3 gare, 3 vittorie, 8 gol fatti e 0 subiti ed è in testa alla graduatoria. Buonasera Gaetano Catalano, allenatore del Paternò. E quindi, come vedete, due grandi interpreti della giornata di ieri, perché c'erano dei match d'alta quota, e poi Raffaele che lo sfrutteremo al massimo in questa serata. Naturalmente cominceremo a parlare anche di Serie D, però cominciamo a rompere il ghiaccio. Grazie Gaetano di essere stato presente, ce l'abbiamo fatta ad incastrare questa serata, in una serata importantissima dopo aver battuto il Sant'Agata, una diretta concorrente per il salto di categoria, 2-0 maturato nella ripresa e soprattutto un'ottima prestazione dei tuoi ragazzi. Sì, devo dire che sono abbastanza soddisfatto per quello che siamo riusciti a fare ieri in campo. Sapevamo di andare a incontrare una squadra ben organizzata, una squadra abbastanza forte, di pari livello nostro, quindi era importante avere un approccio giusto, l'abbiamo avuto, abbiamo rischiato pochissimo e siamo stati bravi a crederci fino alla fine, anche se abbiamo sbloccato la partita su un episodio e da lì siamo stati anche bravi a chiuderla. Ecco, per quanto riguarda questo devo dire che sono soddisfatto di quello che ho visto ieri in campo e bisogna adesso continuare a lavorare così, perché già da domenica c'è un altro scontro diretto, poi un altro scontro diretto ancora, quindi adesso comincia bello. E infatti sicuramente bisogna lavorare perché sicuramente sarà un campionato difficile, anche se siete in vetta alla graduatoria. Vetta della graduatoria che è appannaggio dell'Acque Dolci, e ieri al Fresino è stato uno spettacolo. Ninni, a te è mancato solo il gol perché sicuramente hai fatto una gara stupenda come i tuoi compagni. Bella gara, emozioni importanti, e battere l'Igea e staccarla momentaneamente di 2 punti, ma potrebbero essere 5, è una soddisfazione immensa. Sì, guarda, ieri tutti aspettavamo questa partita che abbiamo vinto, comunque secondo me anche meritando, perché dico, devo fare complimenti all'Igea perché è un'ottima formazione, hanno giocato bene, ma devo fare complimenti a tutta la squadra perché abbiamo giocato da squadra, abbiamo saputo soffrire quando c'era da soffrire, abbiamo attaccato e alla fine comunque abbiamo portato i 3 punti a casa, che erano la cosa più importante. E infatti sicuramente è stata una bella gara, vedremo le immagini, ero presente, abbiamo trascorso un bel pomeriggio al Fresina. Raffaele, allora ci siamo in questa serata della tribuna, e naturalmente più tardi vedremo anche i risultati per quanto riguarda la gioia del gol, ma sono dei campionati interessanti, con il Palermo in Serie D che va come un treno, riesce a vincere, e le due messinesi che stanno facendo bene. Il campionato di Serie D è sempre il campionato più importante, il Palermo merita palcoscenici più grandi, lo sappiamo, però sta svolgendo un ottimo ruolino di marcia primo, ma anche le due messinesi stanno facendo un buon campionato, soprattutto dopo i cambi in panchina, penso a Zeman con la CR che diciamo, ha svoltato sia offensivamente ma anche difensivamente, perché l'ultima partita non hanno preso neanche gol per un Zeman. Diciamo, non certo, è già un successo. È già un successo.
Eh sì, e cominciamo a vedere un po', aiutati dalla grafica, quanto è accaduto in questa 14esima giornata del campionato di Serie B. Dicevamo che il Palermo ritorna a vincere in un campo difficile in terra campana contro il Giuliano, e ancora una volta il protagonista di giornata è colui che ha griffato il derby, ovvero Felici. E poi le due messinesi che continuano il loro momento magico, perché come diceva Raffaele, la CR in casa riesce a battere un'altra campana, il Nola, con un gol di Cristiani, mentre la formazione di Gabriele, l'FC, riesce a espugnare il campo, un altro campo campano, ovvero quello del San Tommaso, 3-0, una gara importante che porta la squadra di Gabriele, diciamo, con la sua gestione a punteggio pieno. Tra le altre gare di giornata, perché non c'è stato un solo pari, è stato quello che si è materializzato a Ragusa fra il Marina e il Roccella, mentre 4 vittorie interne e 4 vittorie esterne, con la Cireale che è riuscita a battere il Corigliano, come ha vinto in casa anche il Troina nel derby con il Biancavilla, mentre in esterno, come dicevamo, oltre al Messina, ha vinto anche il Savoia contro la formazione di Venuto, e altra vittoria importante, come dicevamo, quella della Cireale contro il Corigliano. Tanti gol, sono 21 addirittura, con 292 reti complessive. Naturalmente Gaetano, tu sei un non soltanto sei in terra catanese, diciamo, in questo momento, intanto arriva la grafica, come stavamo dicendo, ma naturalmente le sorti delle squadre messinese penso che ce le hai a cuore. Il fatto stesso che il campionato sembra indirizzato verso il capoluogo di regione, ma ACR Messina ed FC probabilmente e finalmente stanno svoltando alla grande, e la continuità dei risultati è naturalmente importante nel proseguo del torneo. Sì, hai detto bene, credo per quanto riguarda il campionato, credo che ci sia poca storia, come l'anno scorso il Bari, quest'anno il Palermo secondo me vincerà il campionato. L'FC e l'ACR in questo momento, dopo aver cambiato sia l'una che l'altro allenatore, o perlomeno l'FC ha messo alla guida l'allenatore in seconda, mentre l'ACR ha cambiato allenatore, stanno facendo abbastanza bene, quindi credo che alla fine entrambi possono entrare a fare i playoff quest'anno. E tu da messinese come vivi questa... Ma io da messinese, sicuramente dopo aver allenato l'ACR, dove abbiamo vinto, tifo più ACR che FC, anche se devo dire che nell'FC ho tanti amici, ogni tanto mi sento, ne parliamo, e devo dire che è una società ben organizzata, solida. Secondo me un domani sarà una di quelle società che punterà in alto nel campionato di D. Zeman diceva che probabilmente ci potrebbe essere un po' di epurazione, visto e considerato che, come abbiamo detto, il mercato impazza. Ma sarebbe il caso a questo punto di continuare con questi, ad essere un porto di mare, gente che va e gente che viene? Ma sicuramente lui, che li vive giornalmente, ne sa più di noi. Se deve cambiare qualcosa o prendere un qualcosa, sicuramente li vede giornalmente, quindi sa lui le scelte che deve fare. Poi bisogna vedere i motivi perché bisogna fare questo cambiamento o altro. Secondo me, per come la vedo io, il campionato secondo me ha il suo destino, quindi andare a spendere altri soldi quest'anno io sinceramente non lo farei, però se la società e il mister decidono di fare questo, vuol dire avranno i propri motivi. Vediamo le prime immagini della serata, come al solito, la clip Serie D. Pallone a Greco, questa volta lui sventaglia in mezzo, attenzione, e il gol del Castrovillari, ha segnato Ferrante.
pallone per Puntoriere che deve proteggersi all'arrivo di Porcaro, il pallone in mezzo, attenzione, per il nuovo entrato Miocchi, palla a Chinoni e il gol! Difesa del Licata addormentata, è arrivato il 2-0. Viene recuperato da Marten, lancio in profondità su Santana, a vuoto Mola, Felice alla palla sul sinistro e porta avanti il Palermo sulla disattenzione ancora una volta di Mola, irrompe al 36esimo minuto Mattia Felici. La difesa Campania, Tizio serve con la Russo che sbaglia il controllo, ne approfitta Paolo Carbonaro che fa 11 in stagione, 9 in campionato, stacca anche Ricciardo nella classifica marcatori. Ci prova allora Casella, trovando però Pezzella sulla propria strada, sulla ribattuta allora arriva Carbonaro, ancora Pezzella, Bevis però sopraggiunge dalle retrovie e arriva il gol meritato di Kylian Bevis che fa San Tommaso 0, Football Club Messina 2. Che sfrutterà benissimo la chance concessagli dal tecnico giallorosso Ernesto Gabriele, rubando palla al 94esimo e facendo San Tommaso 0, Football Club Messina 3. E tanti gol, come abbiamo detto, in questa giornata e con un mercato che naturalmente cambierà il volto di alcune squadre. Intanto stiamo rivedendo qualche immagine, dicevamo, di un AC Messina. Il gol di Cristiani è stato veramente bello, da gioia del gol, possiamo dire. È un campionato dove l'ACR andrà a far visita al Savoia settimana prossima, il Palermo giocherà in casa con la Cireale ed è un match importante, mentre per quanto riguarda l'FC ci sarà l'ostacolo Marina di Ragusa, quindi altro derby importante. E il Savoia, che è l'antagonista in questo momento del Palermo, dovrà giocare, come abbiamo detto, con l'ACR Messina, quindi un match importante per entrambi, quindi un banco di prova da prendere con le pinze. Raffaele, cosa possiamo aggiungere a questo? Un campionato dove probabilmente, come ha detto Gaetano, sarà meglio non sperperare tanti soldi e magari pensare già al futuro con una solidità e soprattutto con un gruppo coeso e magari con un allenatore che potrà lavorare da qui in avanti. Sì, certo, il Palermo se non ha già vinto il campionato siamo lì a 8 punti di vantaggio sulla seconda e poi il blasone che la porterà in Serie C. Concordo con il mister, secondo me è inutile a questo punto intaccare un gruppo che da quando è arrivato Zeman sta giocando davvero, davvero bene e soprattutto porta a casa i risultati, che è la cosa principale, ecco. Gaetano, tu sei stato per una breve parentesi ad AC Reale, se non erro? Sì, sì. Ho fatto i playoff d'eccellenza, siamo saliti in Serie D e dopo 3 partite sono andato via. È una AC Reale che è una AC Reale che sicuramente ogni anno comincia a fare un campionato importante, di vertice. Quest'anno con Pagana avevano iniziato bene, poi è terza in graduatoria, però forse manca qualcosa. Gli manca qualcosa per spiccare questo? È una piazza particolare, è una piazza, devo dire, bella e brutta. Bella perché se le cose vanno bene ti fanno sentire importante, e quando ci sono dei problemi è una piazza, devo dire, pesante, perché la tifoseria si fa sentire anche abbastanza. Però dico, a prescindere da questo, credo che quest'anno la Cereale è attrezzata per fare bene, perché ha qualità, però come ho detto prima, quest'anno
col Palermo in campionato, secondo me c'è poco si da sperare. Si potrà lottare solo per la seconda solo piazza. Solo per la seconda piazza. E infatti, e staremo a vedere, quindi sarà un match importante al Barbera. Chiudiamolo questo campionato di Serie B e catapultiamoci nel campionato di eccellenza, un campionato importante dove ci sono tantissime squadre e naturalmente, lo abbiamo detto teoricamente la settimana scorsa, è ufficiale, è un campionato che proseguirà con 15 formazioni perché il Milazzo definitivamente non parteciperà più a nessuna gara e naturalmente, visto e considerato che c'è stata questa defezione, è stata rimescolata tutta la graduatoria e il Paternò era già primo prima del turno numero 12, a maggior ragione dopo aver battuto il Sant'Agata. Una giornata che ha visto 5 vittorie interne, quindi il fattore campo è stato determinante, perché oltre ai ragazzi di Catalano ha vinto anche il Città di Rosolini in un altro match importante contro il Ragusa, un esiguo 1-0, ha vinto anche in anticipo il Masca Lucia 5-0, continua a vincere il Palazzolo, come vedete nel derby con il Real Siracusa, e vince anche il Santa Croce contro il Giarre, una gara che naturalmente è stata bella e soprattutto il Giarre è una squadra che era in grande ascesa in questo campionato. E poi altro risultato, possiamo dire, sorprendente soprattutto nelle dimensioni, la vittoria del AC Catena 4-0 proprio contro lo Sporting Pedara. Naturalmente in questa settimana l'Atletico Catania è rimasto a riposo. Se andiamo a vedere la graduatoria, il Paternò è a più 2 dal Città di Rosolini, come abbiamo detto, di mister Trombatore, che è riuscito a vincere questa gara contro il Ragusa, un Ragusa che si sta un po' affievolendo, ma tutte le squadre sono diciamo raggruppate in pochi punti. Pensate un po', anche il Palazzolo, che era partito da quando è arrivato Di Gaetano con 13 punti di distacco dalla vetta, ora è a meno 10, ma mi diceva mister Di Gaetano, mentre noi abbiamo giocato, abbiamo già teoricamente incontrato il Palazzolo, Gaetano Catalano e la sua squadra dovrà riposare, quindi potrebbero essere materialmente 7. Io partirei a fare ordine con quanto riguarda questo campionato, magari iniziando con Raffaele, un Sant'Agata che torna a mani vuote e sorride ancora a Catalano, però un Sant'Agata che sicuramente con i nuovi acquisti che arriveranno in questo periodo tenta naturalmente di ritornare in vetta alla graduatoria, però ieri è stata una sconfitta diciamo dura da digerire. Una sconfitta abbastanza netta per 2-0, ultimamente il Sant'Agata non è al meglio della forma, secondo me, però sicuramente con il mercato, l'arrivo di qualche giocatore, si potranno rifare. Poi comunque hanno perso contro una formazione davvero forte, il Paternò, anche Fabrizio Bontempo, una mia conoscenza, davvero un giocatore favoloso. Ci sta a perdere contro il Paternò, però giustamente a Sant'Agata si recrimina in questo momento. Ninni, tu che sei un ex Sant'Agatese, ti ha un po' sorpreso questa sconfitta di ieri? Sicuramente era una gara da tripla, su questo non c'è dubbio, come la vostra? Appunto, era una gara abbastanza equilibrata, dove nel Paternò gioca anche un mio caro amico che è Fabrizio. Ho visto le immagini, la gara è stata abbastanza equilibrata, poi c'è stato quell'episodio dell'1-0 e poi il Paternò ha continuato ad attaccare. Alla fine ha fatto anche il secondo gol e è andata così. È andata così. Gaetano, qua ci sono volti rabbuiati naturalmente perché tu sei pure messinese, però in questo momento sei in terra catanese. Mi hanno detto da Sant'Agata che quell'1-2, ma soprattutto l'1, è stato determinante per il proseguo della gara. E tu sicuramente aggiungerai che poi magari sul 2-0 non c'è stata più partita perché non ha avuto un cenno di reazione la formazione di Ferrara. Sicuramente noi, devo dire che rispetto a loro forse avevamo più voglia, più fame, ci abbiamo creduto per andare ad attaccare alla bandierina un uomo che la palla, quindi cioè, ti fa capire quanto voglia avevamo di portare a casa i 3 punti, anche perché giocando in casa dovevamo approfittarne, visto che l'ultima giornata col Milazzo noi riposiamo, e quindi per noi era importante cercare di vincere la partita. Ci abbiamo creduto, siamo riusciti a fare gol su un episodio che sicuramente ci ha avvantaggiato, però devo dire che la convinzione dei ragazzi era quella giusta, quella positiva, da lì a fare l'1-2.
e siamo riusciti a chiudere la partita. Potevamo fare anche il terzo e quarto gol, perché il Sant'Agata, dopo aver subito l'1-2, non c'era più in campo, ecco, quindi diciamo che ha mollato proprio definitivamente. Sinceramente devo dire che, a prescindere dal fatto che sono contento, credo che Sant'Agata sia un'ottima squadra. Adesso con il mercato aperto si cambieranno tante cose, perché ci sarà un girone di ritorno tutto diverso, perché Sant'Agata si rinforza, che sta prendendo uno su tutti Filippo Discione, che è un gran giocatore, e qualche altro giocatore prenderà, come tante altre squadre si stanno rinforzando. Sicuramente anche noi non staremo a guardare, perché andremo a prendere anche noi qualche giocatore che ci può dare una mano da qui alla fine del campionato. Quindi secondo me diventerà un bel campionato da non sottovalutare. Come detto prima, è Palazzolo, perché Palazzolo è una squadra, è un'ottima squadra, è partita male con delle difficoltà, però da quando ha cambiato allenatore c'è stata. E quindi è anche vero che l'ultima giornata, quando noi riposiamo, c'è già Re Palazzolo, quindi sai, una partita abbastanza intensa dopo il mercato, quindi possono cambiare un po' tante cose. Credo che ci sarà un girone di ritorno importante per tutti, chi ha più continuità alla fine riuscirà a vincere il campionato. Intanto andiamo a vedere che cosa è successo ieri al Falcone Borsellino, pubblico delle grandi occasioni, era un big match, Paolino Munafò era lì presente. Il Paternò si aggiudica il big match della 12ª giornata di eccellenza, batte al Falcone Borsellino davanti ai propri tifosi il Città di Sant'Agata, terza forza del campionato, per 2-0 e si conferma di fatto capolista solitaria del girone B con 30 punti. Decide una splendida doppietta dell'ex Davide Carioto nella ripresa. Per i santagatesi non è bastato l'incitamento dei propri sostenitori. Paternò dunque che si conferma squadra imbattibile sul terreno amico, 6 vittorie su 6 per i rossoazzurri del presidente Ivan Mazzamuto. Inizia il match ed è subito il Città di Sant'Agata a provarci con il colpo di testa di Calafiore, alto però sopra la traversa della porta difesa da Ferla. La risposta del Paternò al 25esimo, quando sugli sviluppi di un angolo il pallone giunge alla piana che mette dentro per la corrente Fabrizio Bontempo, proprio l'ex di turno calcia sul fondo, ma il difensore viene fermato dalla bandierina del secondo assistente arbitrale Fazio De Cireale per posizione di fuorigioco. Continua a spingere la compagine di Catalano, scambio tra Carioto e la piana con quest'ultimo che calcia sul fondo, ma ancora bandierina su del secondo assistente arbitrale. Ancora la piana protagonista con un grande numero, entra in aria, fa fuori due avversari, poi vince in pallo, calcia da posizione impossibile sfiorando il palo alla sinistra del portiere Cannizzaro. Applausi per l'ex Milazzo che aveva fatto davvero un grande numero. Il Città di Sant'Agata non sta a guardare, prova a rispondere, così al 32esimo la conclusione di Costa dal limite finisce ancora alta sopra la traversa della porta difesa da Ferla. Al 36esimo invece episodio importante del match, perché il Paternò perde forse il suo pezzo migliore, ovvero Totò Cucuzza, che si fa male e quindi è costretto a lasciare il campo tra le lacrime. Ci sono gli incoraggiamenti anche degli avversari, dei compagni di squadra. Al suo posto Daniele Scapellato. Con le immagini siamo nella ripresa e c'è subito il Città di Sant'Agata pericoloso con una serpentina di Claudio Calafiore che calcia col destro, palla che sfiora il palo. Dunque Città di Sant'Agata pericolosissimo al minuto 56 con il centrocampista Claudio Calafiore che sfiora di fatto il vantaggio. Poi però il Paternò prende in mano il comando delle operazioni, si lancia in attacco, proprio l'ex Fabrizio Bontempo, palla al piede, fa oltre 50 metri, serve poi Pessiu, potrebbe servire quest'ultimo dalla parte opposta, i compagni liberi in area di rigore, ma sbaglia tutto e manda incredibilmente sul fondo. Gli sforzi del Paternò però vengono premiati al minuto 62 quando Truglio porta via il pallone dai piedi di Russo, va sul fondo e mette al centro per la corrente Carioto che da due passi non può sbagliare il più facile dei gol. Esplode il Falcone Borsellino, tutti i tifosi in piedi, tutti i tifosi ad applaudire il gol proprio dell'ex Davide Carioto che si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e riesce quindi a spingere in fondo alla rete. L'ottimo servizio di Truglio, quarta rete in campo
campionato per Davide Carioto. Insiste ancora la formazione del Paternò, ci prova proprio Truglio dal limite, tiro però alto sopra la traversa, è il preludio al raddoppio che arriva puntuale al minuto 66 quando Passiu controlla al limite e serve ancora la corrente, Carioto che calcia col mancino e batte il neo entrato Ruggero. Ancora il Falcone Borsellino esplode di gioia, possono gioire i tifosi rosso-azzurri, doppietta quindi per Davide Carioto che esattamente in 4 minuti chiude la pratica Città di Sant'Agata, un sinistro come abbiamo visto davvero imprendibile per il neo entrato Ruggero che nel frattempo aveva preso il posto proprio di Cannizzaro. Bravo Passio nella circostanza a servire il numero 9 di casa e poi Carioto bravo col mancino a mettere alle spalle di Ruggero, doppietta personale, quinta rete in campionato, ottava stagionale. Continua a spingere il Paternò che pige il piede sull'acceleratore al 78esimo, la piana verticalizza per Pessui che solo davanti al portiere sciupa così il possibile 3-0. Al 92esimo invece il Città di Sant'Agata a provarci, reclama anche un calcio di rigore la formazione giallorossa, il direttore di gara lascia giocare il pallone, giunge sui piedi di Nzuitin che arma il sinistro, il tiro però sfiora il palo della porta difesa da Ferla. Siamo in pieno recupero e il Paternò costruisce altre due occasioni per andare sul 3-0, prima con Passiu che manda sul fondo il tentativo di pallonetto e poi al 94esimo Strano in acrobazia riesce a smarcare sulla sinistra Santa Paola che si invola in area di rigore, calcio a rete, il destro però sfiora il palo alla sinistra di Ruggero, poi non succede più nulla, finisce 2-0 per il Paternò dunque che conquista la nona vittoria in campionato, la sesta consecutiva in casa, si conferma capolista solitaria del girone B di eccellenza con 30 punti e di fatto può gioire con i propri sostenitori per questo importante successo che conferma dunque la formazione del presidente Ivan Mazzamuto, capolista indiscussa di questo torneo, di questo raggruppamento B. Per il Città di Sant'Agata invece è la terza sconfitta in campionato, la seconda fuori casa, un Città di Sant'Agata che scivola di fatto al quarto posto con 24 punti. È abbastanza esaustivo il nostro Paolino Monafò, abbiamo visto un'immagine di Gaetano Catalano tranquillo senza subito dopo hai visto in genere con una vittoria del genere può uscire magari fuori dagli schemi, nel senso magari con una gioia impazzita, invece tu sempre abbastanza tranquillo. La gioia era grande sicuramente, però è giusto anche avere un po' di rispetto anche per il resto, nel senso la penso così, ho rispetto di tutti, quindi però dentro di me ero felice per quello che avevamo fatto in campo, per quello che i ragazzi mi hanno dato. Abbiamo concesso, come ho detto prima, pochissimo a Sant'Agata, che è una squadra che è il miglior attacco dell'eccellenza. Quindi devo fare sempre complimenti ai ragazzi. Però so che adesso mettiamo da parte questa partita, perché domenica abbiamo un'altra partita molto difficile e quindi bisogna preparare bene tutta la settimana. Assolutamente sì, ma la maggior parte dei tuoi colleghi mi dicono non c'è partita semplice in questo torneo. Siete d'accordo se che l'errore diciamo di un veterano come Mariano Russo abbia aperto diciamo la strada al Paternò per la vittoria finale? Ninni? Ci può anche stare un errore durante la partita, dico, può capitare a tutti. Capitato a lui che è un veterano, che anche io conosco, ci può stare. Magari ha segnato il destino della partita, ma non... alla fine ha perso la squadra, non è che certo, la sicuramente, colpa è... certo. Però da lì ho detto magari sua. Probabilmente magari è stato un colpo duro da digerire. Sì, però almeno dagli highlights che abbiamo visto il Paternò mi dava sicuramente la vittoria, magari non arrivava in quel momento ma sarebbe arrivato dopo il gol dei padroni di casa, che poi hanno dilagato, potevano fare davvero 3-4 gol tranquillamente, davvero una bella prestazione. E sicuramente già da domani al Fresina ci saranno, come ha anticipato Gaetano Catalano, Tiscione e D'Angelo per rinforzare questa squadra, quindi potrà ritrovare il sorriso Ferrara. Prima di andare in pubblicità ti chiedo perché è importante le condizioni di Toto Cucuzza, che sì, è un giocatore stamattina importante, forse l'uomo in più di questa squadra. Sì, vabbè, Toto è un calciatore... E poi con te ha un rapporto... Sì, ce l'ho avuto a Messina, quindi abbiamo un rapporto bellissimo, ma lui non è soltanto un grande calciatore, è un uomo di spogliatoio, riesce a tenere il gruppo e quindi per noi è fondamentale.
Ci siamo sentiti stamattina e ha fatto l'ecografia e ha un'elongazione di 7 mm, quindi credo nel giro di 15 giorni di poterlo recuperare. E allora speriamo che possa rientrare presto all'interno della tua compagine. Pubblicità e poi seconda parte della tribuna sportiva. La distribuzione supermercato, la qualità e la convenienza a casa tua. Incontra da Filippello, a Sinagra. Mangiar bene e vivere sano. Tutto questo all'Agriturismo Santa Maria Xilona, nell'omonima contrada. Creperia Nord Sud, a Brolo e Barcellona Pozzo di Gotto. L'alternativa alla solita routine gastronomica. Birrificio artigianale Epica, da un'amicizia mitica. Una birra epica. A Sinagra, nell'area artigianale, in contrada Filippello. Macelleria Cocivera, carne fresca e di prima qualità. Da gustare gli ottimi spiedini. A Raccuia in via Concetto Marchesi 25. Ristorante e pizzeria La Vecchia Fattoria di Alessio Scolaro. A Sant'Angelo di Brolo in via Oreto. Autodemolizione Belvedere. Azienda smaltimento rifiuti speciali. A Capodorlando in contrada Masseria. Lavori in ferro battuto. Riparazioni e montaggio in alluminio. Tutto questo da Celone Infissi. A Barcellona Pozzo di Gotto, via San Vito 8. Caleg. Produzione Pellet. Il calore dal legno siciliano. In contrada Filippello, a Sinagra. Prodotti tipici dei Nebrodi, genuinità e cortesia, presso l'agriturismo Ponte Due Archi, a Raccuia in contrada Gridà. Edil Center, lavorazione ferro e materiale per l'edilizia, a San Piero Patti e nel nuovo punto vendita a Patti. Casa di riposo Giovanni Paolo II, a Sant'Agata di Militello, in contrada Gaglio 121, il luogo ideale per trascorrere una serena terza età. ILS Supermercato, agli Aca di Piraino, nella zona industriale. Qualità e professionalità al vostro servizio. Tutto questo da New Line Tania, a Santo Stefano Camastra e Tusa. Formazione, arredamenti e forniture per parrucchieri, barbieri e centri estetici. Tutto questo presso Pugliazzi Beauty Store, a Patti in via Trieste 28. Insieme per questa seconda parte della tribuna sportiva 2 dicembre 2019 con Raffaele Valentino, Nini Carrello e Gaetano Catalano. Torneremo sul campionato di eccellenza, ma facciamo un salto in promozione perché c'erano anche in questo girone e soprattutto in questo campionato delle gare importantissime. Spiccava al Fresina di Sant'Agata Militello il big match fra l'Acque Dolci e l'Igea. Intanto non c'è stato nessun pari in questo turno numero 12, ma ci sono state 4 vittorie interne e 4 vittorie esterne. Alla vittoria dell'Acque Dolci contro l'Igea, vedremo gli highlights, fanno seguito anche la vittoria del Due Torri contro la Nuova Rinascita con un poker di reti, la vittoria del Gangi contro l'Acque Dolcese e soprattutto l'altra vittoria, quella del Sinagra, nell'anticipo del sabato, contro il Merì. Invece fattore campo non rispettato nelle gare di Falcone, dove la Castelluccese è riuscita a fare un pokerissimo contro un Profalcone rabberciato e con pochi uomini. Vittoria di misura invece anche per il Gioiosa a Castelbuono, grazie a un gol di Berterame. E notizia di giornata, soprattutto la vittoria del Rocca sul campo della terza in graduatoria, ovvero la Sant'Angiolese, 1-0 con un gol di Incognito. Dulcis in fundo, invece, sempre sabato c'è stato il pirotecnico 5-3 della Torre Novese, che è riuscita a battere la Stefanese, fanalino di coda di questo torneo, con un Gioitta Superstar poker di reti per l'attaccante Torre Novese. E se andiamo a vedere la graduatoria, in questo momento riguardo la gara di settimana scorsa, dove Nini Carrello era presente a Rocca, non
era in campo, però come me ha seguito purtroppo quello che è successo. In questo momento ci sono 2 punti di vantaggio delle Acque Dolci contro l'Igea, ma sicuramente saranno 5 perché in settimana si dovrebbe il giudice sportivo sentenzierà la vittoria a tavolino per l'Acque Dolci, e quindi a 3 turni dalla fine del girone d'andata sono 5 i punti di vantaggio della formazione di Perdicucci nei confronti della formazione di Furnari. Dietro, come vedete, la Sant'Angiolese, nonostante la sconfitta, rimane sempre terza, mentre salgono Due Torri e Polisportiva Gioiosa ed anche il Gangi, che con il nuovo tecnico Loverso sta sicuramente risalendo la china. È un po' distanziato dalla vetta, però ci credono a Gangi per fare un girone di ritorno importantissimo. Dietro, come dicevamo, la Stefanese è abbastanza in ritardo e urgono rinforzi per mister Emanuele, altrimenti sarà difficilissimo poter risalire la china, mentre tutte le altre, come vedete, sono nel giro di ben 5 punti. Quindi, come mi diceva qualche tecnico, se riesci a vincere 2 gare sei in paradiso, però se ne perdi 2, come magari è successo in questa settimana alla Nuova Rinascita, che ha avuto una settimana terribile, 3 sconfitte compreso il recupero, ti ritrovi di nuovo nel limbo. Ninni, voi di limbo problemi non ne avete, avete problemi solo di rimanere con i piedi per terra, perché ipoteticamente 5 punti e poi dopo una vittoria contro una concorrente è sempre, ha un sapore in più e soprattutto vi dà maggiore, diciamo, certezza dei vostri mezzi e vi fa sicuramente sperare bene per questo girone di ritorno. Certo. Noi ieri abbiamo festeggiato, abbiamo vinto con l'Igea, che sicuramente, come vi ho detto prima, è una squadra fortissima, però adesso dobbiamo pensare comunque a fare bene, perché rimangono 3 partite per chiudere questo girone d'andata con i fiocchi e poi continuare ad allenarci, a sudare durante gli allenamenti e vincere ogni partita. Immaginavate proprio una vittoria come quella di ieri, diciamo sudata, nel senso che è stato un esiguo risultato 2-1, o avevate preparato così la gara, oppure... Noi avevamo preparato la gara comunque sapendo che probabilmente c'era anche da soffrire e abbiamo saputo soffrire. La gara l'abbiamo preparata bene, comunque ci siamo impegnati molto in queste settimane durante gli allenamenti col mister e con i ragazzi. Quindi proprio per rendere al meglio. Sì, esatto. Raffaele, è stata una partita importante, io ero presente, naturalmente ho detto che è una bella partita e poi è bella anche a commentarla quando è una bella partita. Era proprio uno scontro al vertice, cornice di pubblico bellissima e soprattutto una vittoria fondamentale per un Acque Dolci che sicuramente rispetto all'Igea poteva avere il doppio risultato, mentre per l'Igea era certo, importante non perdere, però per loro è arrivata questa sconfitta. È arrivata la sconfitta. L'Acque Dolci ha un roster secondo me più forte delle altre in questo campionato, ci sono giocatori di livello, e dico Ninni che è qui con noi, che il capocannoniere è uno degli esempi di questa squadra, e poi anche il mister Perdicucci è molto bravo a preparare le partite. Secondo me per loro è fondamentale vincere per andare a più 5, diciamo scavare il primo solco rispetto alla seconda e giocare un campionato di vertice, emulando tra parentesi quello che può fare il Palermo in Serie D, perché hanno una squadra veramente forte. Poi hanno vinto per 2-1 ieri, probabilmente soffrendo, però magari il vantaggio poteva essere anche più ampio. Tu che l'hai vista lo sai benissimo, ora magari ci guardiamo gli highlights. Sì, certo, sicuramente ora li guarderemo. Naturalmente Gaetano, tu prima di salire in sella al Paternò davi un'occhiata a questo campionato oppure leggevi solo il lunedì i giornali? Ma l'Igea sicuramente è un... Ho visto qualche partita, ho visto anche l'Acque Dolci a Milazzo in Coppa Italia, ho visto qualche altra formazione, ho visto anche l'Igea Virtus. Devo girare un pochino a vedere un pochino le squadre che vivono bene o male a Open, una a Milazzo, andando a Barcellona, quindi certo. Ho seguito un pochino. Il fatto che questa Igea abbia perso 3 partite dopo 12 gare, soprattutto il fattore esterno sta diventando un fattore in negativo, a tuo avviso da tecnico a cosa potrebbe essere imputato? Imputato, sicuramente ieri ci sta di perdere, perché davanti aveva una squadra ben organizzata, una squadra che aveva voglia di vincere, forse ha avuto più fame dell'Igea Virtus. L'Igea Virtus è una squadra che secondo me ha diversi calciatori di categoria anche superiore, quindi come io penso in tante cose bisogna calarsi bene nella categoria per poter portare avanti o cercare di vincere qualcosa.
sicuramente qualche problemino l'Igea in questo momento lo sta avendo, dopo il cambio di allenatore, dopo aver fatto un filotto di vittorie, sicuramente adesso ci sarà un calo, un qualcosa, che una squadra che deve lottare a vincere purtroppo non può capitare. Intanto andiamo a vedere che cosa è successo. Come dicevamo, il sottoscritto è Andrea Gaudio, eravamo presenti al Fresina e poi andremo a vedere anche probabilmente a seguire Sant'Angiolese Rocca 0-1 e vedremo anche l'altro match, ovvero Due Torri, Nuova Rinascita. Dal Fresina di Sant'Agata Militello, che abbia inizio il match clou del campionato di promozione fra ASD Acquedolci e Igea 1946. Sul versante di sinistra prova a catapultarsi alla parte opposta Iuculano per Calabrese, duettano i due nel cuore dell'area di rigore, Iuculano è costretto a girarsi, appoggia in aria per Carrello, il 3-gol! Vantaggio lampo della formazione dell'Acquedolci, è proprio lui, Truglio, che manda in visibilio il Fresina. Intervento sul pallone, diceva il direttore di gara, ed è Gatto che colpisce il palo, occasionissima, dopo 7 minuti, lotta con Collura, è girato spalle alla porta e riesce ad entrare nel cuore dell'area di rigore, ad appoggiare fuori per Natale Gatto, ancora una volta il tiro con palla che finisce fuori di Bucolo, e altra azione pericolosa per la formazione igeane. E intanto seguiamo questa palla che arriva nel cuore dell'area di rigore, smanaccia Caserta, palla che rimane lì, che danza in area di rigore, disinnesca la Milaccia Osi, ed è proprio uno schema con il tiro finale deviato di Gatto, pronto ad arrivare nel cuore dell'area di rigore, ad appoggiare per Paludetti, e il calcio di rigore, fallo ai danni di Paludetti e calcio di rigore quando siamo al minuto 27. Calcio di rigore, fischia in questo momento Anthony Genovese, il tiro è parata, strepitoso Caserta, riesce a battezzare l'angolo giusto, ma non ci stanno i ragazzi dell'Acquedolci. Parte in questo momento Gatto, palla in aria e arriva il tiro al volo con gol, e arriva il pareggio della formazione igeana, un gol bellissimo, quello di Paludetti, e lui Paludetti che riesce alla mezz'ora a riequilibrare la contesa. Il controllo di Alosi, palla nel cuore dell'area di rigore per il numero 7 Paludetti, ma stavolta non c'è nulla, cade a terra l'ex Camaro. Rilancio per il numero 10 Iuculano, che è pronto ad entrare nel cuore dell'area di rigore, palla di prima intenzione per Carrello, e Carrello è calcio di rigore, rigore per l'Igea, è stato il numero 2 Leo a fare la diagonale, ma è arrivato sul capocannoniere del campionato e lo ha messo giù, e quindi quando siamo al minuto 41 avrà la possibilità la formazione di Perdigucci di ritornare in vantaggio. Che arriva in questo momento, parte Crasci, il tiro è rete, è gol, portiere da una parte, palla dall'altra, e Marco Crasci fa gioire i tifosi dell'Acquedolci. Bravo Calabrese, già ripartito intanto l'Acquedolci, volevo darvi le formazioni con Carrello, il tiro e palla fuori, bellissimo il pendente del numero 7. Prende solo il fischio del signor Poli, che arriva in questo momento, ed è proprio Alosi, palla in area, il palo e il gol, ma intanto si alza la bandierina dell'assistente per un fuori gioco. Pallone, 5 maglie azzurre in area di rigore, ci arriva di testa Iello con palla che timbra la traversa. Chiarezza sui cambi, ed è proprio Alosi a partire, uno schema dalla parte opposta in acrobazia che non sortisce l'effetto sperato del calciatore Parisi. Lancia Carrello ancora tu per tu all'ingresso nell'area di rigore con Parisi, si sposta la palla, il tiro e palla che viene deviata in calcio d'angolo dal numero 1 Lo Monaco. Di Pietro ancora una volta sul versante opposto, palla per Mondello, palla che arriva nel cuore dell'area di rigore, ci arriva dalle parti del numero 9 La Spada con tiro alto sulla traversa. Minuto 42 della ripresa, ed è finita in questo momento, è finita, il direttore di gara sancisce la vittoria dell'Acquedolci.
Una Sant'Angelese opaca cede il passo al Caldarera ad un Coriaceo Rocca che, assetato di punti, sfrutta al massimo una rete nella prima frazione, rimandando al mittente le minacce di Spinella e compagni e cetrando una vittoria che allevia la brutta parentesi di Sport di 7 giorni or sono. I padroni di casa, con il bomber Tranchita leggermente acciaccato e seduto inizialmente in panca, non forniscono la solida prestazione coriacea. La Sant'Angelese le prova tutte, ma senza riuscire ad infilzare la retroguardia biancazzurra, che sfodera una performance maiuscola. La prima occasione arriva al 5° minuto del primo tempo, con Monte che ci prova dalla distanza, ma senza impensierire Di Pane. L'estremo ospite viene però bucato al minuto 19 del restifo, al fine di una bella azione insistita sull'auto mancino di Spinella, ma la posizione del numero 11 sulla ribattuta è in chiaro offside. Sembra una gara a senso unico, ma il Rocca su palla inattiva sfiora il vantaggio al minuto 25, quando Ciliberto impegna severamente D'Agati, che si rifugia in corner. Ricciardello, sostituto di Tranchita, al 32° fa tutto bene, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Gioia che però arriva 2 minuti più tardi dalla parte opposta. Todaro lancia Mostaccio che penetra dalla destra, appoggia per Di Giandomenico che serve incognito, bravo a trovare l'angolino giusto e far capitolare l'estremo di casa. Il gol scuote i ragazzi di Ioppolo che ci provano con Spinella, che però manda la palla alta sulla traversa. Alzando il baricentro però i padroni di casa pressano il fianco alle ripartenze del Rocca, che al minuto 38 potrebbe raddoppiare con una combinazione Mostaccio-Ciliberto, ma D'Agati è straordinario con una super parata. Numero 10 ospite che prima del riposo fallisce il gol personale non trovando lo specchio della porta. La ripresa si apre con la Sant'Angelese pronta a rientrare all'interno del match. Mastriani ci prova su palla inattiva con palla fuori, fuori dallo specchio anche la conclusione di La Rosa. Sembra un monologo locale con Restifo che intorno all'ora di gioco si vede deviata in corner la sua conclusione. Ioppolo rischia l'acciaccato Tranchita che appena entrato si rende pericoloso in 2 occasioni. Nella prima la palla finisce fuori di un soffio, meno pericolosa la seconda al minuto 68. Gli ospiti serrano le fila a protezione del risultato e si schiacciano nella propria metà campo. Il forcing finale con tanti attaccanti nella mischia gettati da Ioppolo ci regala emozioni palpitanti. Spinella al 70° da ottima posizione non impatta al meglio un colpo di testa che finisce fuori. Numero 9 di casa che al 77° calcia a rete ma non sembra aggiornata. Dopo 6 minuti di recupero De Francesco di Messina manda tutti sotto la doccia, sancendo la prima sconfitta interna stagionale della Sant'Angelese e il conseguente allontanamento dalla vetta, complice anche il pari della settimana scorsa a Torrenova. Ossigeno puro per i ragazzi di Buontempo che vincono sul campo la prima gara esterna e muovono la classifica, anche se la dirigenza dovrà tornare sul mercato, perché dalla prossima giornata comincerà un altro campionato e per la tranquillità ci sarà bisogno di rimpolpare un gruppo ad oggi abbastanza esiguo. Allo stadio comunale Enzo Vasi di Piraino va in scena un importante match valido per la 12ª giornata del campionato di promozione. Si affrontano i padroni di casa del Due Torri, allenati da Mister Bitto, e la nuova rinascita di Patti di Mister Giarrizzo. Entrambe le formazioni a caccia di punti preziosi per non perdere il treno playoff. La formazione di casa parte subito forte e trova il vantaggio dopo 5 minuti. Cristian Traviglia recupera un gran pallone sulla fascia sinistra, entra in area e mette il centro per l'incornata vincente di Alessio Scolaro. Al 9° reazione ospite con Giovanni La Rosa che si incunea tra il portiere del Due Torri in uscita e un difensore, vince un contrasto e mette la palla in rete, ma l'arbitro annulla per un presunto fallo di mano. Al 20° arriva il raddoppio della formazione locale con un'altra palla recuperata da Cristian Traviglia che si incunea in area e con un gran diagonale impegna il portiere ospite che non trattiene e favorisce l'intervento di Zurca che insacca sotto la traversa. Alla mezz'ora la nuova rinascita ci prova dalla distanza con un calcio di punizione ma Salvatore Benfatta blocca in 2 tempi. Al 38° la nuova rinascita va vicino al gol al termine di uno scambio al limite dell'area con Francesco Fagone che calcia di sinistro con la palla che sfiora il palo. Al 40° contropiede micidiale del Due Torri ancora con Cristian Travaglia che entra in area di rigore e mette la palla al centro per la corrente Zurca che di testa sfiora il palo. Si chiude sul 2-0 la prima frazione di gioco caratterizzata da un eccessivo nervosismo in campo. La trama di gioco della formazione locale non cambia, al 52° Zurca vola in contropiede e mette al centro per la corrente Scolaro che da buona posizione spara alto.
al 67esimo, contropiede, ennesimo contropiede del Due Torri, ed ancora con Cristian Traviglia che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area con un diagonale sotto l'incrocio, batte il portiere ospite, 3-0 e partita virtualmente chiusa. Pochi minuti dopo viene espulso Jaite della Nuova Rinascita e con gli ospiti in inferiorità numerica fioccano le occasioni per il Due Torri. Al 78esimo ancora un'occasione per i locali con una rovesciata dal limite del nuovo entrato Matteo Serio, che per poco non insacca alle spalle di Davide Giuttari. All'82esimo arriva la quarta rete per la formazione pirainese. Al termine di una bella azione corale, Gabriele Arasi insacca sul suggerimento dal fondo. La partita si incattivisce, al 38esimo viene espulso anche Angelo Costanzo con gli ospiti che chiudono i 9 uomini. La formazione allenata da Paolo Bitto conquista 3 punti preziosi che consentono di rimanere agganciati al treno playoff. Tanti gol, come abbiamo detto, in questa settimana addirittura 30 gol e soprattutto abbiamo visto il poker del Due Torri, un Due Torri che rappresenta in questo momento forse la squadra più in forma del campionato in queste ultime giornate. Una Sant'Angiolese che, come avete visto, ha avuto una serie di una giornata opaca, una serie di azioni e non sono riusciti a raggiungere il pari con un Rocca, una boccata d'ossigeno per la formazione di Bontempo dopo un periodo poco felice. Per tornare al match del Fresina, Nini, io ho detto è stata una vittoria di squadra, sentiremo ora anche i due tecnici, però soprattutto io mi soffermerei sul vostro reparto avanzato. Tu, Iuculano okay. E Calabrese avete fatto una partita splendida. Calabrese nei calcio d'angoli a sfavore era il primo difensore. Iuculano, tra le altre cose, ha fatto una partita non da rosario per il bene che vogliamo, nel senso senza cadere nei tranelli, senza nervosismo. E tu nella ripresa hai spaccato la partita, ti è mancato solo il gol. Sì, ieri io, Rosario e Tindaro ci siamo calati, ci siamo messi in testa che comunque bisognava soffrire. Rosario non si è fatto comunque prendere dalla foga del match, che ci può anche stare, lo vedevi in difesa, in attacco, la stessa cosa Tindaro, ogni calcio d'angolo che c'era lui gli metteva la testa, la prendeva, ci incitava, è stata una partita, avevamo fame di vincere. Amo veramente famiglia. E allora sposi un po' quello che ha detto il mister Catalano, forse infatti, la voglia di vincere ha fatto la differenza La voglia di vincere ha fatto la differenza e l'abbiamo dimostrato sul campo. Infatti. Intanto se riusciamo, sentiamo che cosa mi hanno detto nella pancia del Fresina i due tecnici, ovvero Pippo Perdicucci e Peppe Furnari. Soprattutto ascoltate cosa ha detto Peppe Furnari e poi vedremo se riusciamo a capirne un po' di più, visto che c'è anche mister Catalano che è un tecnico e quindi magari può capire ciò che dice un suo collega. Intanto faccio i complimenti a Legia Virtus perché ha dimostrato di essere una grande squadra, perché soprattutto il primo tempo in molte situazioni ci ha messo sotto, uno deve dire sempre la verità, noi eravamo contratti in alcuni ragazzi che magari qualcuno non è abituato a giocare partite di questo genere o magari l'ha sentita troppo. Poi devo dire che nel secondo tempo invece ci siamo sistemati meglio e diciamo sì, abbiamo sofferto, però è pure vero che abbiamo avuto un paio di occasioni per chiudere la partita. Sì, non so se quel gol ci ha fatto bene o ci ha fatto male, perché sul gol sembra che dopo che abbiamo segnato un pochettino la squadra diciamo che si è addormentata e questo non deve succedere, soprattutto contro queste grandi squadre, queste gare di tensione non possono. È stato bravo Caserta a tenerci in partita perché ha fatto sul rigore, ci ha tenuto sempre sull'1-0. Poi ripeto, Legia nel primo tempo effettivamente ha giocato meglio di noi. Poi nel secondo tempo, come hai detto tu, abbiamo fatto bene, abbiamo rischiato giustamente perché Legia è una grande squadra e attaccava in massa, però è pure vero che in 4-5 situazioni potevamo chiuderla e magari fare un finale di partita più tranquillo. 5 punti non cambiano niente, la Legia è una grande squadra, sicuramente fino alla fine sarà una lotta a due secondo me. Da domani inizia il mercato, però noi siamo a posto così. La squadra è nata ad agosto ed è nata bene, sta facendo bene, grande fiducia nel gruppo, perché questo è un gruppo che sta facendo bene sotto tutti i punti di vista, quindi non penso che interverremo sul mercato. Ma è mancata nel secondo tempo, perché penso che il primo tempo l'abbiamo giocato una porta, abbiamo recuperato un gol dopo 50 secondi, abbiamo preso il rigore, abbiamo preso un palo, abbiamo segnato, abbiamo avuto altre occasioni, loro non hanno fatto nulla, poi su una ripartenza abbiamo fatto un altro errore dentro l'area di rigore, abbiamo preso il 2-1. Nel secondo tempo mi aspettavo una reazione un po' più furente dei miei ragazzi, ma qui abbiamo peccato qui purtroppo.
Già l'ho detto anche ai ragazzi stessi, purtroppo queste partite ci vuole la personalità e qualcuno probabilmente oggi non ha tirato fuori questa particolarità, questa caratteristica. Non mi preoccupa la classifica, non tanto, perché ancora c'è 5 punti li abbiamo già recuperati, quindi si possono recuperare tranquillamente, c'è tutto il ritorno. E l'atteggiamento che due indizi fanno una prova, 25 minuti di due torri sotto, non abbiamo avuto la capacità di recuperare e di, soprattutto di giocare con una certa cattiveria. E qua tutto il secondo tempo abbiamo giocato senza questa particolarità, e in questo campionato di promozione non puoi, perché poi alla fine anche la fortuna, no? Ti gira le spalle se non te la meriti. Vedi il gol annullato, che presumo, insomma, dalla mia posizione sembrava regolare, che sul momento della punizione erano tutti abbastanza dietro la linea della linea avversaria, e il tiro di la spada alla fine. Però ripeto, non si può giocare senza una cattiveria agonistica o senza la personalità giusta. Cade a fagiolo allora l'apertura della sessione di mercato domani? Beh, diciamo che noi già comunque eravamo in movimento, perché sapevamo che dovevamo, diciamo, puntellare in certi aspetti. Ora non lo so, la società farà le sue votazioni, anch'io farò le mie votazioni, perché ripeto, due indizi fanno una prova, e già due torri eppure oggi, e soprattutto ripeto, non una sconfitta ci può stare, allora sono una buona squadra, un'altra squadra costruita per vincere con giocatori di categoria superiore, cioè, a noi ci definiscono corazzata, ma non è che loro sono da meno. Però l'atteggiamento fa la differenza. Non le manda a dire Peppe Furnari, mancanza di personalità, se andiamo a spulciare la distinta di personalità ce ne dovrebbe essere, e come? Quindi è un tecnico che già mette in chiaro determinate cose, Gaetano. Ma sicuramente da quello che dice Peppe avrà fatto un'attenta valutazione, perché non parla soltanto di questa partita, certo, ma parla anche di altre partite. Lungo periodo. Quindi sicuramente si aspettava qualcosa in più da alcuni calciatori che hanno un passato o una personalità che magari non sono riusciti a mettere in campo in queste partite. E poi alla fine, come ho detto prima e l'ha detto anche Peppe, la differenza l'ha fatta la fame, la voglia, la determinazione, quella che ieri magari sicuramente ha messo l'acqua dolci, e l'acqua dolce invece dell'Legia Virtus, perché vedendo anche dall'immagine il Legia Virtus nel primo tempo ha fatto un bel primo tempo, ha avuto diverse occasioni da gol. La seconda parte della gara, dove magari bisognava dare qualcosa in più per cercare di fare o di portare a casa i punti, non è riuscita, e lì si è vista la determinazione delle due squadre. Quindi credo che il discorso di Peppe sia questo, che nel momento Clun magari si aspetta qualcosa in più da alcuni calciatori che in questo momento non sta avendo. Rigore netto, Mimmi, su di te? Sì, nel senso l'ha preso. Te lo chiedo a te perché sei stato tu che... Sì, mi ha toccato. Non sei svenuto, ecco. No, svenuto, no. No, e poi avete Grasci che è molto freddo ed è stato determinante. Sì, sì. Assolutamente. Gran sì. Rigorista. Infatti, sì. Lo stoico capitano, tutto a posto? Carlo, con 5 punti. 5 punti. Ma mi sa che state facendo 5 tu in Coppa. Alessandro, siamo ora più 20. Hai visto? E 5 in più in campionato, quindi siete veramente, siete campioni d'inverno. Perfetto. va bene. E il tuo momento... Raffaele, certo, perché lo abbiamo detto in più di un'occasione, tu sei il capo redattore qui dell'Antera del Mediterraneo, ma io ti etichetto come colui che è il responsabile ufficiale della rubrica Gioia del Gol, in collaborazione con il sottoscritto e con il nostro Fabio Colombo. Abbiamo lanciato questi 5 gol la settimana scorsa, è stata una settimana con tanti commenti, penso, giusto? Sì, 188 commenti ci sono stati, quindi 188 voti per... Intanto stiamo vedendo i 5 protagonisti. Ragazzi, che ricordiamo sono Tranchida della Sant'Angiolese, poi Calafiore della città di Sant'Agata. Magari li commentiamo, Raffaele, abbiamo visto... Fallo tu, dai, ecco, questo è Calafiore. Questo è il gol di Calafiore, una botta da 30 metri, pazzesca, questo è un gol veramente incredibile. A mio parere è il più bello della settimana, ma non è stato il più votato. Missile Terraria, qualcuno ha commentato. Veramente incredibile. Il terzo è di Davide Quattrocchi del Pro Falcone, anche questo è un gol fenomenale, al volo, all'incrocio, davvero. Scambio davvero con Mantarro di prima intenzione, mister, questo è proprio bello. Un bel gol, lo rivediamo qui nel replay, poi ovviamente alla fine diremo chi ha vinto la sfida. Anche a livello di coordinazione è stato molto bravo anche. Sì. Poi sempre nella stessa gara...
Sì, il gol di Siracusano, del Gioioso, che è colui che ha vinto il gol del mese di ottobre. Chi detiene lo scelto. Chi detiene lo scelto, lo ritroviamo qui in questo mese di novembre. Poi ovviamente alla fine dell'anno eleggeremo il gol dell'anno. Certo, certo, a questo punto sì. Su questo non c'è dubbio, anche perché l'iniziativa ha avuto grande successo. E questo è l'ultimo gol, il gol di Cicirello in rovesciata del Città di Sant'Agata, anche lui davvero un bellissimo gol. E allora, prima di svelare il vincitore, chiediamo naturalmente a Ninni e a Gaetano. Tanto Ninni, che è un attaccante, così magari, perché lui di gol se ne intende, essendo il capocannoniere del raggruppamento. A tuo avviso, di questi cinque, qual è stato il più bello? A mio avviso, se devo essere sincero, quello di Claudio è incredibile. Claudio Calafiore, incredibile. Quindi tu sei per il missile Terraria. Sì. Un po' quei due che hai fatto ieri, che non sono però riusciti a bucare la rete. Non sono riusciti ad entrare. Gaetano? Anch'io. Pure tu? Sì. Allora, Raffaele, a questo punto, se devo essere sincero, quando li abbiamo lanciati settimana scorsa, io se dovevo spendere un centesimo l'avrei fatto sul gol di Calafiore. Invece non è stato così. Invece no, ha vinto Davide Quattrocchi del Pro Falcone con 83 preferenze su 188, mentre il secondo è arrivato Siracusano del Gioiosa a quota 29, quindi un distacco abissale per il abbastanza netto, per il gol di Quattrocchi. Probabilmente ha invitato tutti i suoi amici a votarlo, e noi invitiamo anche tutti a votare, a continuare a votare questa gioia del gol, perché secondo me è una rubrica davvero interessante, che ci avvicina a noi come reazione di AM e come tribuna sportiva al pubblico. Anzi, vediamo se qualche giocatore di seconda o terza categoria vuole inviarci qualche bel gol che ci ha infatti fatto. Infatti io stavo dicendo questo. Allora, noi prendiamo in considerazione i gol per le gare che abbiamo noi sotto osservazione, magari se siamo presenti lì all'interno degli impianti sportivi. Però se c'è qualcuno che ha la possibilità di inviarci, magari sulla pagina, magari inseriremo l'indirizzo email, e poi naturalmente avremo più possibilità di andare a scegliere i 5 gol per poi naturalmente eleggerli durante il mese e poi fare. Devo dire che è un'iniziativa che ha avuto un ampio successo. Sì. Sono contento di questo, speriamo appunto che possiate inviarci anche voi tanti altri gol. Speriamo di vedere qualche gol di Stavo dicendo questo, mi hai tolto le parole dalla bocca. Presente, perché l'altra volta Rosario Vigolano l'abbiamo era presente nel mese di ottobre con la sua sforbiciata a Centurale nel 4-4 con contro il Due Torri, ma aspettiamo Ninni, che è il capocannoniere del campionato. Speriamo, certo, ci fare prossimo, speriamo che il mese di dicembre sia un mese dove potremo avere anche un gol di Ninni Carrello. Andiamo in pubblicità e poi terza parte della tribuna sportiva. L'agriturismo Santa Maria Xilona, situato a Sinagra nell'omonima contrada, è il luogo ideale per festeggiare ogni tua ricorrenza nell'ampia sala ricevimenti, con menu personalizzati ed offerte speciali per matrimoni. Oppure soggiornare nelle confortevoli camere della struttura e gustare le prelibatezze dei Nebrodi nel ristorante pizzeria gestito da Sandro, Vincenzo e Irina. Prenota subito. Goditi la natura, la cucina e il caldo sole di Sicilia nel cuore dei Nebrodi, immerso nel verde. A Sinagra, Agriturismo Santa Maria Xilona. Vuoi risparmiare fino al 40% sulla tua spesa? Non rinunciare alla qualità. Vieni a Sinagra alla distribuzione supermercato. Alimentari, ortofrutta, salumeria, detersivi e un reparto macelleria dove potrai trovare le migliori carni allevate sui Monti Nebrodi, selezionate per te dai nostri macellai. Per tutti gli agricoltori e allevatori un fornito reparto agrozootecnica. Segui le nostre promozioni, sfoglia il volantino o vai su Facebook o Google Plus, troverai tantissime altre offerte ogni giorno dedicate ai navigatori del web. La distribuzione supermercato, la qualità e la convenienza a casa tua. Nord Sud è la creperia per eccellenza. È l'alternativa alla classica gastronomia e ristorazione con prodotti di alta qualità. Le galette salate, le crepe dolci, le giuffre salate e i waffle dolci, i blini, i pancake ed ancora super panini ed insalatone spettacolari. Un servizio impeccabile e sempre cortese, con tanta dolcezza e gentilezza. Vi aspettiamo a Brolo sul lungomare Rizzo e a Barcellona in piazza San Giovanni. Creperie Nord Sud, diffidate dalle imitazioni.
E allora, terza ed ultima parte di questa nostra tribuna sportiva del 2 di dicembre. Abbiamo bypassato tutti i campionati, ci manca la prima categoria, ma questa settimana è stata una settimana, intanto se riusciamo a vedere qualche immagine, dove ci siamo diciamo sguinzagliati in tutti i campi della provincia. Messa segno al... e andremo a vedere proprio da Falcone anche la roboante vittoria della formazione della Castelluccese con un Santo Salerno che, intanto questo è il gol di Berterame, che ha dato la vittoria al Gioiosa in Alfailla di Castelbuono, una vittoria preziosa per i ragazzi di Silvestri. E poi a seguire andremo a vedere anche le immagini del match di Falcone, tra il Pro Falcone e la Castelluccese, con Santo Salerno che è tornato. Tu lo fai arrabbiare Donini Carrello, perché sei a 11 reti, Santo Salerno con questa tripletta è arrivata a quota 10 insieme a Tranchita, quindi sei tallonato, sarà una bella lotta. Ed è uno scettro importante. Prima vengono naturalmente il prima risultato squadra, di squadra, però certo, anche quello personale non è da mettere in secondo piano. Certo, è una cosa che viene dopo, che ovviamente sono felice di essere lì, ovviamente, però prime tre punti e poi penso anche a queste cose personali. Per tornare a quanto detto invece dal tuo mister, ha detto che il mercato non è una cosa che vi interessa, nel senso che siete questo di gruppo e non c'è di bisogno di avere altri interpreti. Era una bugia che bisogna dirla o... No, che... no, abbiamo parlato in settimana, il gruppo rimane intanto quello che è, senza nessuno che va via, perché siamo lì tutti all'1 agosto e... Non ci sono motivi di mandare persone, perché ovviamente il gruppo comunque è da 4 mesi che siamo insieme e si è creato un bel rapporto, soprattutto anche fuori dal campo. Usciamo insieme, ridiamo, scherziamo, non è solo il calcio, cioè siamo legati anche fuori. Certo. Poi se dobbiamo rinforzarci in qualche reparto vedremo come si muoverà la società. Certo, quindi rimane sempre vigile per quanto riguarda il mercato. Chiedo anche a te per Sam Adamo, che eri uscito infortunato. Sam si doveva controllare oggi, aveva il ginocchio abbastanza gonfio perché lì si è girato in quel contrasto e vediamo, ancora non ho ricevuto notizie. Non sono arrivati. Infatti, e diciamo in bocca al lupo anche a lui, anche se è entrato il suo sostituto e a mio avviso è stato un altro che ha fatto una gara veramente splendida e ha attraversato non un bel periodo in questo inizio di stagione perché ha avuto anche qualche infortunio. Sfrutteremo ancora mister Gaetano Catalano, però facciamo un salto in prima categoria e prima vi voglio dire questo: abbiamo visto i gol, mi richiedevano settimana scorsa da Milazzo perché non parliamo dell'alto girone di promozione e naturalmente non è semplice perché come vedete i campionati sono tanti, a maggior ragione ora che a Milazzo purtroppo c'è una sola squadra. Nel corso dell'anno, se il nostro amico Paolino Munafò seguirà la formazione di Caragliano, saremo ben lieti di mostrarvi gli highlights, soprattutto in questa settimana vittoria preziosa del Milazzo contro l'Atletico Messina ed è una formazione di Nico Caragliano che si è rinforzata tantissimo, già Pepe Ciliberto è partito da Rocca alla volta di Milazzo, addirittura anche credo Paolo Genovese, Calcagno, e quindi sicuramente è un Milazzo che fa sul serio, ma con l'AC Sant'Antonio che è primo in graduatoria, quindi un saluto agli amici milazzesi. Abbiamo la grafica della prima categoria dove in questa settimana 4 vittorie interne, 2 vittorie esterne, un pareggio, 29 reti per un totale di 219 e a braccetto continuano ad andare avanti le Aquile, ovvero la Futura che vince nell'anticipo del sabato contro il Rodimirici grazie ai due fratelli Gullà, autori di 2 gol e poi il gol di Cipriano, mentre poi vince l'Aquila in modo rotondo contro la squadra brolese domenica contro la 3S. A vincere anche la Sfarandina in esterno con lo Stefano Catania, gara diciamo sul filo di lana, 3-2 finale, e vince anche il San Fratello con il Furnari 4-2. Pari e patta fa Città di Mistretta e Protonarella e Dulcis in fondo c'è la vittoria del Città di Galati sul campo dell'Umbertina 2-0 con una doppietta di Isidoro Truglio. Invece poi 6-1 della Nasitana contro il Rosmarino, una Nasitana che riesce a rimanere avvinghiata al treno dei playoff. Vedete, le distanze sono esigue, nel giro di 2 punti ci sono 4 squadre, ma anche Mistretta e Nasitana diranno la loro. Dietro invece Umbertina e 3S sono abbastanza staccate, sarà difficile, anche se oggi mister Pippo Fichera mi ha detto benedetto mercato, speriamo di fare qualcosa per risollevarci, mentre su
Aquila e Futura comandano questo campionato. È un campionato interessante, anche se prima categoria, con la Futura che sta sbalordendo ancora di più. Vediamo Aquila 3S e poi torniamo con i nostri ospiti naturalmente per le domande finali. Si dimostra fortino insuperabile il Pietro Paglio di Bafia, dove l'Aquila centra la sua quinta vittoria consecutiva su altrettante partite giocate. Batte anche la 3S Brolo per 5-0 e si conferma di fatto capolista del girone C di prima categoria con 24 punti in compagnia della Futura Brolo. Un match che i biancorossi di Giuseppe La Rocca sbloccano solo sul finale di primo tempo. Prima però c'è un episodio che andiamo a rivedere, perché i brolesi hanno lamentato parecchio il contatto tra Matai e il portiere Zanghillo. Rivediamo nel nostro rallenti curato da Salvatore Siracusa. Queste sono le immagini, eccolo qui il contatto che poi costringerà il tecnico brolese a sostituire il portiere nella ripresa. Parlavamo del vantaggio dell'Aquila che arriva al minuto 44 quando Rotella prende l'ascensore e anticipa il portiere Zanghi mettendo alle sue spalle l'ottimo servizio da parte di Peppe Formica. Quindi proprio sui titoli di coda del primo tempo arriva il vantaggio biancorosso. Con le immagini ci spostiamo invece nella ripresa ed è sempre la formazione di casa a manovrare, ad avere il pallino del gioco. Bisignani lavora un buon pallone, lo mette in aria per Pugliafito che serve a centro la corrente. Castagnolo che da due passi non può sbagliare il più facile dei gol. Dunque 2-0 per l'Aquila e sesto centro in campionato per Roberto Castagnolo. Ovviamente è un continuo assedio dei biancorossi alla porta della 3S Brolo e così arriva anche il terzo gol con una bella giocata di Stefano Pugliafito che esce nel traffico e col destro mette in rete il 3-0 per i suoi. Insiste ancora la compagine di Giuseppe La Rocca. Pugliafito questa volta è dentro il pallone per Rotella che non ha problemi e da pochi passi fa 4-0, doppietta personale e quinta rete in campionato. Passano pochi minuti e arriva anche il pokerissimo della formazione di casa con Stefano Pugliafito che al volo col sinistro batte il portiere fissando il punteggio sul definitivo 5-0, doppietta anche per Stefano Pugliafito e quinta rete in campionato per l'ex Gioiosa. Non succede più nulla, finisce dunque così, come dicevamo, con questo successo il settimo in campionato. L'Aquila Bafia mantiene il primato in classifica con 24 punti in compagnia della Futura Brolo. E sarà un campionato importante, comincia il mercato anche qui, ma come abbiamo detto ancora tutto molto equilibrato con quattro squadre in due punti. Allora Gaetano, ho parlato stamattina con l'entourage del Palazzolo, De Ragusa, De Rosolini, nessuno farà spese folli, probabilmente in questo momento solo il Sant'Agata si sta muovendo alla grande. Il Paternò? Ma noi stiamo valutando di prendere qualche giocatore che ci possa dare una mano, fare quel salto di qualità che in questo momento ci sta mancando, anche se devo dire che è un gruppo fantastico, fino adesso non abbiamo perso neanche una partita, quindi andremo a guardare soltanto perché credo nel reparto avanzato, perché sta andando via un calciatore, quindi dobbiamo un attimino rimpiazzarlo con un altro giocatore di esperienza. Poi per il resto credo che faremo poco anche noi, perché la squadra ha un proprio equilibrio, ha un gruppo veramente, come ho detto prima, fantastico, quindi spese folli non faremo neanche noi, quindi andremo avanti così e credo che alla fine per quello che ho visto in queste tre settimane sono soddisfatto di quello che ho adesso, quindi bisogna continuare a lavorare e poi alla fine tireremo le somme. È bastato poco allora per far tornare il sereno, anche se possiamo dire è stata l'esonero del tuo predecessore, è stato un po' strano, nel senso che non era una mancanza di risultati, ma probabilmente qualche divergenza. Sicuramente ci stanno dei problemi con la società, quello che ha scaturito andare via dell'allenatore, però
Sicuramente è stata una settimana non facile per i ragazzi, da quando sono arrivato devo dire che ho trovato gente disponibile con la cultura del lavoro, poi qualche giocatore già lo conoscevo tra Cireale, Messina, qualche altro ce l'ho avuto in altri posti, quindi devo dire che mi hanno accolto abbastanza bene ed insieme piano piano siamo riusciti a tirarci fuori, nel senso, da quella settimana un po', certo, negativa, anche se dopo la partita che vinta col Giarre siamo usciti dalla Coppa Italia, che non meritavamo neanche di uscire perché abbiamo fatto veramente una grande prestazione secondo me, soprattutto nella seconda parte della gara, però il calcio è così, e così ci siamo buttati con la testa nel campionato, quindi adesso vediamo di affrontare questa partita domenica con Ragusa, che è una partita importantissima, e poi andremo ad affrontare i Rosolini, anche perché come ho detto prima noi l'ultima giornata non giochiamo, quindi dobbiamo un attimino cercare di fare più punti possibili. Certo. E a proposito, come dicevi di Giarre, mister Anastasi stamattina mi ha detto: hai visto che te l'avevo detto, prima o poi le fatiche si pagano, e abbiamo perso perché abbiamo giocato in 20 giorni, ogni 3 giorni sembravamo la Juve o l'Inter, e quindi a maggior ragione abbiamo pagato. Diciamo sempre la stessa cosa, Ninni, sarà l'anno buono per questo Enfant Prodige, lo prometti? Lo prometto. Non ti vogliamo vedere più in promozione, Ninni, ecco, andiamo al sodo. Perché i numeri ci sono, c'è la potenzialità, e quindi a maggior ragione ti vogliamo vedere in altri lidi. Lo spero anche io, che quest'anno è quello giusto per rilanciarmi. Ci sono tutti i presupposti. Sì. Ce la farete a battere questi Gea al fotofinish? Sono scaramantico. Sei scaramantico, non dici nulla. No, non dico nulla, sono contento di quello che stiamo facendo e dobbiamo solo continuare a fare quello che stiamo facendo. Viverà la giornata. Sì. Benissimo. Raffaele, allora, intanto ti ringrazio per la tua presenza, ci vedremo anche nel corso dell'anno. Vuoi aggiungere qualche cosa? Grazie a te, Fabio. Aggiungo indifferente di inviarci i vostri file anche via WhatsApp o per posta, poi metteremo il nostro indirizzo. Se fate qualche bel gol e noi non riusciamo a riprenderlo perché non ci arriviamo, inviatecelo e noi poi provvederemo a metterlo nella gioia del gol. Ringrazio anche Fabio Colombo che in fase di montaggio ha montato appunto la clip, e speriamo che i gol possano essere sempre più belli. E infatti lui è scaramantico, tu Gaetano sei scaramantico pure? No, diciamo che viviamo la giornata, è più bello. Ho capito. Grazie allora intanto per essere stati presenti qui questa sera. Grazie a te per il proseguo. Grazie a voi cari telespettatori, come al solito settimana prossima, ennesima puntata della Tribuna Sportiva. Grazie e buonanotte.